Grazie a tutti. E grazie al mezzo milione di persone che ieri ha popolato il Circo Massimo e ha dimostrato che i cittadini italiani sono sovrani. Grazie. Perché non ci informano su un trattato di libero commercio con gli Stati Uniti d'America che si chiama TTIP? Perché non ci informano? Che cosa sta succedendo? Oggi la Comunità Europea, Renzi e altri collaborazionisti stanno negoziando nella totale segretezza degli accordi commerciali con gli Stati Uniti d'America che inficeranno il futuro nostro e delle future generazioni europee per 40-50 anni. Io ho vissuto in America Latina e ho visto le conseguenze dei trattati di libero commercio stipulati da paesi economicamente deboli ma umanamente molto forti e paesi molto forti economicamente come gli Stati Uniti d'America. C'era un sacerdote, uno dei tanti preti da combattimento che hanno rafforzato la mia fede, che si chiamava Don Lorenzo Milani, che diceva che non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali tra diseguali. Dove io ho vissuto e dove sono stati stipulati tra il Guatemala, l'Honduras, degli accordi di libero commercio, delle aree di libero commercio con gli Stati Uniti di America, io ho visto con i miei occhi lo strapotere delle multinazionali e l'impoverimento dei contadini di quelle zone. Io ho visto con i miei occhi arrivare, tramite appunto quest'area di libero commercio, derrate di mais transgenico importate da grandissimi multinazionali come la Cargill, la Monsanto, queste derrate invadere il mercato del Centro America e costringere i contadini ad abbassare clamorosamente i prezzi, ad impoverirsi fino a vendere, anzi a svendere le proprie terre alle stesse multinazionali dell'agrobusiness, la Monsanto, la Cargill, che hanno imposto il trattato iniziale, questo circolo vizioso. Questa roba, se non la fermiamo, succederà anche in Europa, dove oggi si sta negoziando questo trattato e sono le stesse multinazionali, grandi, nordamericane, non solo che vogliono imporre questo trattato per far sì che le leggi a tutela della salute, dell'agricoltura che ci sono in Europa, più forti delle leggi negli Stati Uniti d'America, possano essere raggirate da questo meccanismo perverso e quindi anche qui derrate di mais transgenico, di prodotti nordamericani arriveranno senza alcun controllo e queste grandi multinazionali avranno la possibilità addirittura di citare in giudizio gli stati sovrani qualora dovessero approvare delle normative a tutela della salute e dell'agricoltura locale e nazionale. È già successo questo. Questo è successo in Argentina, dove durante la crisi il governo argentino ha bloccato i prezzi dell'energia e dell'acqua per far sì che il popolo avesse un po' di ossigeno. Ecco, le grandi multinazionali dell'energia e dell'acqua hanno citato in giudizio l'Argentina, che ha dovuto pagare 1 miliardo di euro di penali. Questo sta succedendo esattamente questo. E perché sta succedendo? La politica estera è un bene, insomma, occorre provare a unire i punti e a unire questo trattato di libero commercio che Renzi negozia in silenzio, senza dirci nulla a nessuno. E vi ricordate, la scusa è ci saranno più posti di lavoro e lavoreremo di meno. Vi ricordate che questa frase ce la disse Prodi prima di entrare nell'euro? Lavoreremo di meno e ci saranno più posti di lavoro. Guardate che cosa è successo, non ci possiamo più fidare. Cioè questa è l'epoca della menzogna continua raccontata da questi media di regime miliardi di volte che si trasforma purtroppo all'interno delle menti di qualcuno in verità. Con la scusa, il TTIP, questo trattato, lo stanno portando avanti e automaticamente stanno portando avanti delle sanzioni nei confronti della Russia. Gli serviva un casus belli. Nessuno parteggia per la Russia e nessuno va contro gli Stati Uniti d'America, credetemi. Gli Stati Uniti d'America sono anche un esempio spesso di libertà di stampa, di certezza della pena. Se negli Stati Uniti d'America rubi va in galera, da noi ti fanno cambiare la Costituzione della Repubblica. Però se ci fosse al governo il 5 Stelle andremmo da Obama e gli diremmo che essere alleati non significa essere sudditi.
John Biden, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, ha dichiarato questo. È vero che non volevano farlo, parliamo delle sanzioni economiche alla Russia. È stata la leadership americana e il presidente americano ad insistere, tanti di quelle volte, da dover mettere in imbarazzo l'Europa per reagire e decidere per le sanzioni economiche, nonostante i costi. Quali sono i costi? 1 miliardo di euro all'anno ci costeranno per le nostre aziende agroalimentari le sanzioni alla Russia. 1 miliardo di euro all'anno quando il Parlamento non è riuscito a trovare 48 milioni di euro per gli alluvionati della Sardegna. Ci fu un grande industriale ammazzato, riteniamo, insomma, secondo qualcuno ammazzato, lo confidò un tal Tommaso Buscetta, che fu quel pentito di mafia che diede molte informazioni a Falcone, riuscendo a smantellare quella prima Cosa Nostra, oggi si è trasformata Cosa Nostra. E Tommaso Buscetta disse che Enrico Mattei, un grande industriale, che riusciva a fare una politica snella tra vari imperialismi e sfruttare la competenza, la capacità italiana per fare gli interessi del popolo italiano, perché ripeto, noi non siamo né filo russi né filo americani, noi siamo filo italiani, questo siamo noi. Enrico Mattei fu ucciso molto probabilmente dalla mafia, e dei giornalisti, De Mauro, che indagavano sulla sua morte sono addirittura spariti, e sembra che coinvolti furono i Stefano Bontade, Mimmo Teresi, pensate, le persone che incontrarono con grazie all'intermediazione di Dell'Utri, Berlusconi nei suoi uffici negli anni 70. Sono loro, la mafia che c'è sempre stata, che si è infilata e che è stata utilizzata dai servizi segreti, è stata utilizzata dalla Repubblica Italiana spesso per eliminare dei nemici, dalle sette sorelle del petrolio. È successo questo, è successo tutto questo. L'abbiamo fatto anche succedere noi, l'ha fatto succedere l'informazione. Oggi però c'è la rete, c'è tanto, tanto, tanto altro. Grazie. La politica estera e la sudditanza nei confronti di grandi, grandi potenze della NATO la subiamo quotidianamente. Un esempio è Gheddafi. Nessuno è stato mai dalla parte di Gheddafi, qualcun altro gli baciava la mano, non certo quelli del Movimento 5 Stelle. Tuttavia Gheddafi era un dittatore, ma lo dovevano buttare giù la popolazione libica, no? Gli aerei della NATO. Anche perché le conseguenze di quell'intervento, di quell'ingerenza da parte degli stessi attori che si sentono dei poliziotti del mondo ha fatto sì che oggi la Libia sia ormai caduta in una vera e propria guerra civile, e lì nasce anche il terrorismo e il fondamentalismo islamico, e ha fatto sì che 100.000 cittadini della Libia sono arrivati in Italia. E dobbiamo anche uscire da quelle logiche: se tu vuoi sostenere una gestione alternativa dei flussi migratori, se tu vuoi contrastare l'immigrazione clandestina, qualche intellettualoide di sinistra ti dà del razzista. Usciamo fuori dalla logica del razzismo, al contrario, usciamo fuori. Oggi la mafia nigeriana è una delle mafie più forti, è entrata anche grazie all'immigrazione clandestina, generata anche dal comportamento di alcuni multinazionali, anche italiane come l'ENI, che vanno in Nigeria, corrompono, costringono alla povertà quelle popolazioni che poi arrivano qua, non trovano lavoro e si infilano nel traffico della prostituzione. E inizia la mafia nigeriana a collaborare con la Camorra, anche nella Terra dei Fuochi. Pensate quanto una scelta di una multinazionale italiana, senza ormai nessun tipo di controllo da parte dello Stato, infici anche sulle politiche migratorie. Pensate quanto sia tutto collegato. Pensate, vi prego, cerchiamo di uscire fuori, no, dalla menzogna collettiva che ci viene raccontata. Io ho molta fiducia, ho davvero fiducia cieca, ci credo tantissimo in questo movimento, tantissimo, sono molto entusiasta, perché siamo riusciti a non farci più fregare anche da quelle logiche ideologiche di destra a sinistra. Guardate i talk show oggi, sapete perché stanno tramontando? Perché finalmente li abbiamo anche smascherato, no, l'inganno. Un tempo facevano finta di litigare, oggi tra uno del PD e uno di Forza Italia non litigano, perché sono davvero la stessa cosa, e gli manca l'interlocutore del Movimento 5 Stelle che vada lì per alzare un po' il polverone, per litigare, perché il talk show non informa. Il talk show è una sorta di uomini e donne della politica in cui l'unica cosa che cercano è lo scontro. Ma noi non ci andiamo, perché nei talk show non si parla di TTIP, non si parla del fatto che il Job Act, che le sanzioni alla Russia,
servono essenzialmente per non comprare più il gas dei russi e andare a comprare il gas di scisto degli Stati Uniti d'America. Servono a questo, servono a creare anche in Italia quell'esperimento da topi di laboratorio che è nato e continua ad andare avanti in Grecia. Quando qualche collaborazionista come Scalfari, collaborazionista sono, queste persone sono collaborazioniste della Troica, ci dice che occorre cedere maggiore quote di sovranità nei confronti appunto della Troica, del Fondo Monetario Internazionale, del Banco Mondiale e della Commissione Europea. Ricordate che già c'è un esempio di questo e si chiama Grecia, dove oggi ci sono generazioni 300 euro e dove alcuni cittadini disperati si iniettano il virus dell'AIDS per prendere dei sussidi statali. Lì si sta attuando una vera e propria esperimento sociale per vedere fino a quanto arriva il punto di rottura. Il punto di rottura non arriva perché oltretutto c'è una depressione, perché manca un movimento di popolo che ci crede come siamo noi. Questo, quando qualcuno mi parla di Job Act e delle conseguenze, pensate alla Grecia, pensiamo alla Grecia. L'Europa è già fallita. È già fallita, si vede dalla sudditanza nei confronti degli Stati Uniti d'America e si vede dal fatto che non riusciamo a leggere attualmente un cambio geopolitico del mondo che è incredibile. In questo momento i russi insieme ai cinesi si stanno mettendo d'accordo, stanno firmando degli accordi in Nicaragua per bypassare il canale di Panama e costruire un canale alternativo nel lago di Nicaragua. In questo momento Russia, Cina, Brasile, Sudafrica e India, i BRICS, firmano degli accordi per creare un nuovo fondo monetario però alternativo. Cioè il mondo sta cambiando e mai come oggi gli Stati Uniti d'America dal punto di vista geopolitico sono deboli e per quello diventano maggiormente aggressivi. Per questo, quando si è deboli internamente, economicamente, si diventa più aggressivi al di fuori. È logico e si sfrutta il terrorismo che c'è e che è un cancro, ma si affronta il cancro, si affronta affrontandone le cause, non soltanto gli effetti, ma si utilizza il terrorismo come scusa, cosa che è sempre successa, è successo in Iraq, è successo in Afghanistan e oggi succede in Siria per buttare giù Assad, che sarà un criminale, ma lo devono decidere i siriani a buttarlo giù e non dei poliziotti internazionali sedicenti. Dire questo significa rompere un muro, infilarsi, creare una crepa nell'opinione pubblica. Significa far capire che non siamo sudditi, che abbiamo una testa che funziona e che va oltre i titoli dei giornali. E loro sono impauriti di questo perché ci vogliono non soltanto sudditi, ci vogliono passivi e ci vogliono ignoranti. Ci vogliono ignoranti. Per questo distruggono la scuola e l'università pubblica. Perché ci vogliono ignoranti. Perché un ignorante davanti a una televisione sarà soltanto un consumatore che l'unico gesto rivoluzionario che potrà fare sarà cambiare canale di fronte alla televisione. Ci sarà bisogno di tutti noi. Io sono sempre dell'idea che senza disubbidienza civile, senza un'organizzazione, senza degli atti molto forti, quando siamo saliti sul tetto di quella camera, il sistema lì ha avuto paura. Quando abbiamo circondato pacificamente il Parlamento per pretendere le elezioni di Rodotà e non le elezioni di Napolitano, il sistema lì ha avuto paura. La russa scappava nascosto dentro un'ambulanza. È la verità. Noi siamo non violenti, credetemi, assolutamente, ma non dobbiamo essere stupidi. Ci dobbiamo organizzare a capire che la disobbedienza civile è l'unico meccanismo. Occupare è qualcosa che occorre fare perché per salvare l'Europa non possiamo morire noi italiani. Crediamoci che abbiamo costruito tutto questo in 5 anni. Era impossibile, ce l'abbiamo fatta. E è soltanto l'inizio, crediamoci, dipende soltanto da noi, da quanto ci impegniamo, da quanto riusciremo ad essere fantasiosi, da quanto porteremo con maggiore forza le proposte in Parlamento, da quanto riusciremo ad intercettare quel 44% che non ha votato alle europee. E quel 44% non lo becchi andando nei talk show, lo becchi andando davanti alle fabbriche, nelle università, andando a parlare nei centri anziani, nelle bocciofile, portandogli alla mano quello che abbiamo fatto, facendogli vedere con compattezza che abbiamo restituito milioni e milioni di euro, ognuno di noi si è tagliato lo stipendio e c'è qualcuno che non ci crede.
C'è qualcuno che non ci crede ancora, gli porti i bonifici e ti dici io non ci credo, se sono così inetti non ci parliamo. C'è un 44% invece di persone che non votano, che sono disperate e che sono disilluse, e li possiamo andare a prendere e dirgli facciamo qualcosa assieme. Einstein diceva che il mondo non sarà distrutto da quelli che fanno il male, ma da quelli che li guardano senza fare nulla. Viva il Movimento 5 Stelle! Grazie a tutti, è una meraviglia e siamo molto più carichi di qualche mese fa e glielo dimostreremo in Parlamento, non li faremo dormire, li costringiamo a stare di notte, giorno e notte lì dentro, passeranno il Capodanno in aula, il Natale in aula, faranno questo fino a che non ci diranno che cosa volete, vogliamo quello che vuole il popolo italiano.